un bel bagaglio, soprattutto raggiungere l'obiettivo che ci si è prefissati inizio anno e raggiungerlo è sempre una grande soddisfazione sia personale sia della squadra. Quindi sì, comunque è un anno in più di esperienza e quindi è un anno in più con il bagaglio che comunque fa esperienza. Sì, mi sento maturato grazie al mister, grazie ai compagni, grazie ai compagni un po' più vecchi, tra virgolette. Quindi sì, è stato un anno positivo. L'abbiamo dimostrato soprattutto dopo le partite che abbiamo fatto a dicembre, che nessuno avrebbe pensato che praticamente 2 giorni dalla fine avremmo raggiunto la salvezza. Invece ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo parato nello spogliatoio e ci siamo prefissati degli obiettivi e li abbiamo raggiunti da squadra e da vero gruppo. Ah, io in allenamento cerco sempre di dare il massimo e forse l'ha dimostrato il fatto che magari all'inizio dovevo ancora crescere, dovevo ancora migliorare e penso sia una cosa positiva comunque perché ho fatto un percorso, sono migliorato e sono riuscito a lottare tutte le settimane per un posto da titolare. Ecco. Sì, è un grande piacere, ma perché dal lato penso anche di meritarmelo, perché io durante la settimana do sempre il massimo, cerco sempre di ascoltare ogni consiglio e di allenarmi sempre al massimo, e quindi da un lato penso di meritarmelo, poi sicuramente l'allenatore Guidi mi ha aiutato tantissimo, è coi giovani, penso sia un grande allenatore, cioè comunque ci fa sentire dentro al gruppo nonostante la giovane età, quindi a lui devo tanto. Io ho sempre fatto cioè, entrambi o play o mezzala, mi sono sempre trovato abbastanza bene entrambi. Poi abbiamo cambiato modulo, siamo messi a giocare a due e io ho cercato di adattarmi subito a due e devo dire che mi sono trovato bene. E comunque è un ruolo che mi si addice, ecco. Quindi penso di riuscire in entrambi i ruoli, però quello lì penso che mi si addice maggiormente. C'è una minima possibilità di raggiungere i playoff, però comunque nel calcio non si sa mai, quindi noi ci proviamo fino alla fine. Poi anche per rispetto comunque delle altre squadre, noi dobbiamo andare in campo, dobbiamo svolgere il nostro lavoro da professionisti e dare il massimo, dare il 100% come abbiamo fatto in tutte le partite che abbiamo giocato.